Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG delle ore 13.30. Andiamo con le ultime notizie perché il Premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi ha svelato le nuove misure del decreto legge per le festività natalizie. Andiamo ad ascoltare le parole del Premier. Dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio, anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Ecco allora che abbiamo da poco adottato un decreto legge, si è svolto un Consiglio dei Ministri, questa volta con decreto legge, non con DPCM, che offre un punto di equilibrio tra la stretta che dobbiamo necessariamente mettere in campo e le deroghe necessarie, comunque in considerazione dell'importanza sociale, vorrei dire anche ideale, che queste prossime festività hanno nella nostra comunità nazionale. Quindi riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni che sono quindi esclusi dal computo e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose, saranno aperti sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico. Giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. È ufficiale, la Campania torna in zona gialla anche se soltanto per 3 giorni. Insieme a Bolzano, Valle d'Aosta e Toscana, la Campania tornerà in zona gialla la domenica 20 dicembre. Non si tratta di un nuovo provvedimento, ma di una scadenza di un'ordinanza vigente che non è stata rinnovata dal Ministro della Salute Roberto Speranza sulla scorta dei dati forniti dalla cabina di regia. Tuttavia il nuovo decreto legge del governo imporrà la zona rossa e la zona arancione in tutta Italia nei giorni prefestivi e festivi.
La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento della situazione pandemica sul territorio italiano. Si segnalano 17.992 nuovi contagiati, 674 morti e 22.272 guariti. Il numero dei tamponi processati è stato di 179.800 per un tasso di positività del 10%. Preoccupa la situazione del Veneto, al primo posto per incremento di contagiati. Nelle ultime 24 ore ben 4.211 nuove unità. L'unità di crisi della Regione Campania ha pubblicato il bollettino di aggiornamento Covid-19 per la giornata del 18 dicembre. Si certificano 1.201 nuovi positivi, di cui 118 sintomatici, a fronte di 18.146 tamponi processati, tasso di positività del 6,6%, a cui si aggiungono 3.001 guariti e 56 deceduti, 22 nelle ultime 48 ore e 34 in precedenza, ma registrati nella giornata di ieri. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 120, su 3.160 posti letto di degenza ordinaria ne sono occupati invece 1.621. Un'altra manifestazione d'affetto nei confronti di Diego Armando Maradona da parte del popolo napoletano. Il Comune di Napoli è alla ricerca di proposte per la realizzazione di un'opera artistica in memoria di Diego, proprio nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona. Ieri mattina infatti è stato pubblicato un avviso pubblico sia in italiano che in inglese per coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo, online fino al prossimo 2 febbraio. La manifestazione di interesse è stata promossa dall'assessore alla cultura e dall'assessorato allo sport e saranno proprio loro, insieme a esperti del settore, a valutare i progetti e scegliere quello più idoneo. L'opera sarà finanziata con una donazione tramite un conto corrente messo a disposizione dall'amministrazione comunale, al quale possono partecipare tutti i cittadini. Così la statua resterà per sempre di proprietà del popolo napoletano. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 1,6 kg di fuochi illegali tra le zone di Ercolano, Frattamaggiore, Acerra e Castello di Cisterna, pronti ad essere messi sul commercio in vista delle prossime festività natalizie. Un brutto episodio anche a causa delle restrizioni attuate dal governo, che dovranno limitare al massimo qualsiasi tipologia di celebrazione, sia pubblica che privata. Sono 235 nuovi positivi di Covid-19 nel Casertano su 2.875 tamponi processati, pari all'8,2%. Aumenta anche il numero dei guariti, che ha raggiunto quota 27.137 su 33.664 casi riscontrati. Sono 602 le persone dichiarate clinicamente guarite nelle ultime 24 ore, col totale dei pazienti attualmente monitorati che scende a 6.169. Purtroppo sono 7 i pazienti nelle ultime 24 ore che invece hanno perso la vita nel Casertano. I casi sono registrati 2 ad Aversa, a Carinola, a Cellole, a Maddaloni 2 e a Piedimonte Matese. Il totale dei decessi da inizio pandemia nel Casertano arriva a 358 unità. Andiamo adesso con il calcio. Il Napoli prepara la sfida contro la Lazio in programma domani all'Olimpico alle ore 20:45. Mancheranno Dries Mertens, uscito anzitempo nella sfida con l'Inter, e Insigne. Il capitano del Napoli ha infatti ricevuto una giornata di squalifica e un'ammenda. Gattuso dovrà optare per un tridente inedito contro i biancocelesti, con Politano, Petagna e Lozano. Intanto sono state anche ufficializzate le date per le gare di Coppa Italia e Supercoppa di gennaio. Coppa Italia al Diego Armando Maradona il giorno 13 alle ore 17:45 contro l'Empoli, una settimana dopo la Supercoppa contro la Juventus in Emilia al Mapei Stadium alle ore 21. Buon punto invece per la Salernitana allo Stirpe contro il Frosinone di Nesta. I campani agganciano momentaneamente l'Empoli in vetta alla classifica di Serie B in attesa della gara dei Toscani. Partita quella di ieri sera con poche emozioni e molta parte tattica. Le due squadre hanno subito pochissimo. Da segnalare la traversa d'inizio ripresa da parte dei ciociari con Roden. Una buona prova per gli uomini di Cassori, che si difendono con grande ordine nell'arco dei 90 minuti. Casertana invece, che sarà impegnata domani al Pinto alle ore 17:30 contro la Viterbese nel classico scontro salvezza. Gara fondamentale per i falchetti nonostante le assenze causa Covid-19. L'attacco sarà nuovamente affidato sulle spalle di Gigi Castaldo. Il capitano dovrà trascinare i suoi verso un successo di fondamentale importanza. Negli ospiti tornerà anche Tuncarà. Per questa edizione di Prima TG è tutto. Appuntamento oggi pomeriggio sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.